Comunque tu ti occupi di, diciamo, far conoscere ai ragazzi questo momento tragico della storia di Casalecchio. Diciamo, lavori soprattutto con ragazzi che non erano ancora nati in quel periodo. Ecco, volevo dire se ci potevi dire qualcosa sulla reazione di questi ragazzi e come attraverso, diciamo, le forme espressive dell'arte che voi usate riuscite a incanalare questi ragazzi in un percorso comunque positivo, un percorso di riscatto anche. Sì, prima cerchiamo di dare più informazioni possibili ai ragazzi, quindi cerchiamo di fare un percorso di formazione e informazione sull'accaduto. Alcuni hanno dei ricordi magari trasmessi dai nonni o dai genitori, alcuni hanno genitori che hanno frequentato proprio gli Salvemini, quindi hanno, ma la maggior parte non ha memoria di questo. E quando poi vengono informati delle cose, di come è andata l'accaduto e anche i risvolti poi giuridici successivi, sì, diciamo, le risposte sono quelle della rabbia, comunque volontà di giustizia, di riscatto per il loro territorio, per la loro scuola anche. Però appunto, come dicevi, noi cerchiamo di lavorare con l'arte per incanalare queste emotività, queste emozioni verso un discorso invece positivo, di ricostruzione, di crescita e di, soprattutto per fermare questo momento della loro memoria, anche così possono loro trasmetterlo poi in futuro ai loro figli eventualmente. E ti dico che comunque attraverso un linguaggio grafico, un linguaggio dei murales con i quali noi lavoriamo, questo percorso è facilitato, quindi attraverso il segno grafico cerchiamo di appunto dare una positività a questi eventi tragici.